Noi già dal 93 abbiamo discusso il grosso problema, facciamo un programma sul Beremo Garato o facciamo un programma proibizionista dove dobbiamo chiudere tutto e eliminare tutto? Nessuna delle due soluzioni. Uno dei difetti che abbiamo ancora oggi è che vogliamo dare una ricetta a tutti i costi alla popolazione. Non abbiamo da dare una ricetta, abbiamo da offrire delle informazioni corrette che sono legate fortemente al concetto di rischio rispetto al consumo di alcolici, crescente in funzione della quantità. Le persone saranno libere poi di scegliere tutto quello che vogliono, non hanno bisogno delle nostre ricette, ma noi dobbiamo essere chiari sul messaggio che diamo, perché se lo diamo tutti insieme bene ce la facciamo, ma altrimenti ci contraddiciamo a vicenda nei nostri livelli. Dare informazioni quanto più possibili complete, comprensibili e scientificamente chiaramente oneste ai ragazzi, e quindi favorire lo sviluppo di quelle abilità che servono per resistere alle pressioni esterne, al fine appunto di ritardare l'iniziazione all'alcol e quindi di ridurre i modelli di consumo sempre a rischio per quanto riguarda il appunto questo tipo di abuso. Ovviamente questo anche stimolando il senso critico dei ragazzi innato, no, per smascherare alcuni modelli culturali che vengono imposti o dal mercato o in genere dal mondo degli adulti, e poi valorizzare quei modelli positivi di divertimento e di socializzazione che non necessariamente devono fare il paio con lo sballo. Io penso che a questo proposito il problema principale sia quello politico, nel senso che non c'è una vera volontà per un contrasto di interessi economici. Per esempio a Verona noi abbiamo il Vinitaly. Il Vinitaly è stato affrancato dal controllo sull'economia da parte della Polizia Stradale. E si dà addirittura a certe manifestazioni la garanzia che non ci sarà controllo. Allora, di fronte a queste scelte politiche, e posso citarne anche altre a livello più piccolo, di comuni dove c'è una forte imprenditoria vitivinicola e via dicendo, è difficile riuscire a superare con il marketing questo tipo di messaggio. Io credo che se io ho a che fare con un oggetto che rappresenta una quota consistente del prodotto interno lordo, è ovvio che devo tenerne conto. È chiaro che esiste un convitato di pietra, che qui non c'è in queste sedi qui, ma che ovviamente ha la maggior parte delle responsabilità. E io aggiungo una parola che non si usa mai, una responsabilità etica. Etica. Bisogna attivare la società, perché la società ha una responsabilità in questo. È un investimento in salute per tutti, è un investimento in sicurezza. Lo dico ridotto in senso negativo in Italia, ad avere un'associazione come la Sobirra che scrive alcol policy e fa un documento di alcol policy che viene tradotto nelle nostre attività di operatori della salute. Allora qui siamo in una situazione in cui non abbiamo un'autonomia operativa di operatori della salute, dove le promozioni danno notizie e indicazioni al Ministero che deve fare altro. L'OMS sta lontana dai produttori e ha deciso la non collaborazione, è vero? Ha deciso solo che i produttori devono avere un ruolo nel loro mondo del lavoro, facendo le loro cose in modo di qualità e in modo quello che sarà. Ma non possono partecipare a programmi di promozione della salute. Io penso che i produttori possono essere chiamati in modo intersettoriale, ma li chiamiamo dopo che abbiamo deciso noi le linee guida quali sono, perché noi abbiamo una forza di tipo scientifico e tecnico che dobbiamo giocare, perché sennò siamo vittime di obiettivi di altri. Nuovi modelli di intervento che utilizzino i giovani come risorsa, chiedendo ai giovani di partecipare a delle attivazioni che prevedessero il gioco di ruolo, il teatro dell'oppresso, la scrittura creativa, i laboratori espressivi. Qui i ragazzi sono stati coinvolti e dovranno essere coinvolti nella fase di sperimentazione attivamente dall'inizio alla fine. Quindi
le modalità con cui gli interventi verranno sviluppati saranno tutti veicolati dai ragazzi, con la presenza indispensabile dell'insegnante coinvolto attivamente e la presenza dell'operatore, in un contesto che però sia un contesto libero, perché i ragazzi mentre imparano a fumare a scuola in genere imparano a bere fuori dalla scuola. La macchina del divertimento è una macchina che ha delle regole. Una ripresa di cocaina, Red Bull più vodka, suggeriva il barista, ovvero Spino naturalmente. Il numero di persone che beve da 8 drink in su è 47%. La poliassunzione è il problema di oggi. Quando tu cominci a dare la distribuzione gratuita di energy drink davanti alle scuole e insegni ai ragazzi il gusto dell'energy drink e poi ci aggiungi la vodka dopo, loro sono già preparati e possono tranquillamente passare da una bevanda all'altra e al policonsumo anche attraverso questi mezzi che sono subdoli. Svegliamoci come genitori, perché la scuola non fa quello che deve fare, le istituzioni non fanno quello che devono fare, la prima istituzione in Italia è la famiglia. Svegliamoci e seguiamo i nostri figli, ecco. Dedichiamo più tempo ai figli piuttosto che pensare magari ai tempi del lavoro, ai tempi del tempo libero e così via. Se volete attecchire sui giovani, siamo bene a parlare, ma bisogna essere concreti, perché i ragazzi vogliono fare. Un atteggiamento responsabile nei confronti del consumo dell'alcol si forma in famiglia, quindi un atteggiamento di moderazione lo si vive, lo si consolida in famiglia. Non serve a niente bevi responsabilmente scritto in caratteri microscopici, no? In realtà i traumi da soprattutto i incidenti stradali, ma anche i infortuni sul lavoro, in minor misura, non c'è significatività nel rispetto all'età dei traumatizzati. Quindi è vero sì che c'è il problema dei ragazzi che bevono a fine settimana, però è anche vero che ci sono molti adulti che bevono nelle normali attività sociali e nei ristoranti e nei bar, che quindi finiscono il pronto soccorso. Alcol e vecchi, non se ne parla mai, perché la mortalità, il carico di malattia e di disabilità massimo dell'alcol sta lì, e soprattutto non si interviene perché il medico non ritiene opportuno dare una chance, prima di tutto identificarlo, e dare una chance a delle persone anziane che tutto sommato campano bene come campano, secondo una cultura quasi di protezionismo e soprattutto di una cultura che è molto disinformata.